Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereo, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, intervento post partita Chievo-Cagliari 2-1, 25esima giornata di Serie A. Ragazzi, sono arrabbiatissimo, sono deluso in una maniera clamorosa, non soltanto perché il Cagliari ha perso, perché ovviamente quando si perde non si può essere felici, ma soprattutto per come è maturata questa sconfitta. E parto subito da quello che secondo me oggi è responsabile di questa sconfitta, lo dico tranquillamente perché io non ho mai accusato direttamente Lopez da quando è tornato, ho sempre dato meriti al tecnico uruguaiano rispetto appunto a Rastelli per il fatto della mentalità, gli accorgimenti tattici, il discorso della difesa, tutto quello che volete, però mi sono sempre auspicato col passare delle partite che potesse poter dare un gioco al Cagliari, un gioco, una fisionomia, un qualcosa. Va bene, manca Cigarini che si è infortunato e qui torniamo sempre sui suoi discorsi della società che non ha voluto trovare il sostituto. Ma nel momento in cui Lopez, punto primo, mi dice che il calciomercato va bene, lui è soddisfatto, vuol dire allora che se manca un Cigarini hai una soluzione eventualmente per poterlo sostituire. E non mi sembra, non mi era già sembrato nella gara contro il Sassuolo e oggi ne abbiamo avuto la conferma. Punto secondo, quando in conferenza stampa dici di voler andare a Chievo, scusate, a Verona a giocare contro il Chievo e voler fare la partita per un Cagliari più positivo perché contro il Sassuolo alla fine non è che era una grande squadra e potevamo sicuramente far meglio. Allora partiamo da questo presupposto: se questi devono essere i risultati, cioè se tu mi devi prendere in giro a me tifoso che leggo, ascolto le tue dichiarazioni e quindi mi auspico che appunto il Cagliari scenda in campo per provarlo a vincere, allora Lopez lascia stare, vai in silenzio stampa, di che dici sempre le solite cose e allora non ti sto nemmeno ad ascoltare perché una cosa del genere non si può vedere. Io non starò nemmeno a parlare tanto sulla partita, ragazzi, oggi. Dico subito che il Chievo ha meritato secondo me di vincere. Perché? Perché ha tenuto sostanzialmente il pieno del gioco sempre, perché abbiamo fatto la stessa identica cosa che abbiamo fatto nel secondo tempo di Reggio Emilia, cioè praticamente tutti dietro in difesa, lanci lunghi per sperare appunto che Pavoletti e Geo Pedro prendessero palloni impossibili, Chievo che recuperava sistematicamente il pallone e che faceva girare il pallone non in maniera velocissima, ma comunque portava sempre il pallone sulla tre quarti, poi cross, qualche scambio, insomma, e ci mettevano sempre in difficoltà. Il Chievo ha meritato di vincere perché? Perché ha avuto, diciamo, le occasioni più importanti, super cranio su Inglese, sia nel primo tempo sull'occasione di un calcio d'angolo e sia nel secondo tempo su un cross dalla sinistra. Quindi, che cosa vogliamo dirgli, ragazzi? Cosa vogliamo dire al Chievo, che è una squadra che non vinceva, non so, da 2 o 3 mesi? Abbiamo resuscitato i morti. Abbiamo resuscitato come sempre i morti, come succede spesso a noi. E non mi si venga a dire che il campo del Chievo è un campo difficile, ostico per tradizione. Certo, la tradizione non era favorevole, ma andando a giocare le partite in questa maniera, come puoi pensare di sovvertirle, le tradizioni e i tabù o chiamateli come volete? Quindi, io sulla partita non ci sto nemmeno tanto a ragionare perché abbiamo giocato male. Anzi, non abbiamo giocato, una partita giocata completamente in difesa, stesso copione appunto del secondo tempo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, quindi cosa volete che io vi dica? Io sono incavolato, nero, con Lopez, perché non è possibile che appunto il Cagliari scenda in campo per la seconda, terza volta consecutiva in trasferta, perché anche a Crotone è successa la stessa cosa e anche appunto contro il Sassuolo abbiamo fatto la stessa cosa, per lo 0-0. Alla fine il gol lo prende, alla fine il gol lo prendi e oggi giustamente abbiamo appunto subito questa che è la punizione che meritiamo. Adesso c'è la gara contro il Napoli. Io voglio vedere come ci andiamo a giocare contro il Napoli con questa mentalità, perché contro il Napoli ci starebbe anche di giocare tra virgolette tutti in difesa, perché è normale, lo sappiamo, ma questa era una partita che anzitutto non bisognava perdere, punto primo, e si poteva vincere, e si poteva vincere con un atteggiamento diverso. Ragazzi, ditemi quello che volete, ditemi dei giocatori, delle lacune tecnico-tattiche, ma questo Chievo non venitemi a dire che è appunto superiore, e non venitemi a parlare della punizione del Chievo che probabilmente non c'era, perché probabilmente non c'era, sono d'accordo, ma tanto se non fosse arrivato in quell'occasione magari arrivava su un calcio d'angolo, una spizzata, qualcosa, e lasciate perdere. Pavoletti, cosa le volete dire? Pavoletti, l'unico pallone che gli è arrivato decente l'ha buttato dentro. Che cosa le vogliamo dire a Pavoletti? Ragazzi, non aggiungo nient'altro. Partita veramente vergognosa. Lopez, fatti una autoanalisi. Se hai una coscienza, per piacere, incomincia a dare una filosofia a questa squadra, incomincia a dare un gioco a questa squadra, perché se non se ne sei in grado, ragazzi, non so veramente dove possiamo andare quest'anno. La salvezza ce la dobbiamo ancora conquistare e sudare, non è ancora finito niente, non possiamo sperare che gli altri non facciano appunto risultati. Adesso ci attendono veramente delle gare molto difficili e voglio vedere come le affronteremo. Non aggiungo nient'altro, fatemi sapere, ragazzi, le vostre sensazioni dopo questa partita bruttissima appunto del Cagliari, fatemi sapere commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, insomma, fate quello che volete e ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Comunque vada, un saluto a tutti e forza castello a tutti. Ciao ciao!